Sono partiti i lavori per la Fogna Bianca a Marina di Lesina. L'appalto è stato affidato definitivamente a ottobre alla ditta Globser di Foggia. L'importo complessivo, compresi gli oneri di sicurezza, ammonta ad oltre 290.000 euro. Si tratta del secondo stralcio di interventi interamente finanziati dai fondi POR Puglia 2014-2020. La prima fase risale a diversi anni fa, ma c'è un altro progetto ben più corposo dell'importo di circa 1.200.000 euro. Il soggetto attuatore è la Regione. I lavori dovrebbero partire a gennaio e consentiranno di completare la Fogna Bianca in tutto il villaggio, chiudendo di fatto la realizzazione della rete pluviale urbana. Ci sono novità anche per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il sindaco di Lesina, Pasquale Tucci, annuncia che il comune è in procinto di sottoscrivere il contratto per l'affidamento dei lavori del primo stralcio, che prevede iniezioni di miscele e intasanti lungo l'area tra il canale e i fabbricati. Ne è passato di tempo dall'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri di natura paesaggistica, VIA e VINCA, la valutazione di impatto ambientale e quella di incidenza. La burocrazia ha inevitabilmente rallentato l'iter. Adesso è stata chiusa anche la conferenza di servizi per il secondo stralcio, che prevede l'incamiciamento del canale Acquarotta dalla foce a mare fino al ponte di mezzo, l'area dove insistono i fabbricati. Si incomincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, commenta il sindaco. A inizio 2019 dovrebbe partire il cantiere. Marina di Lesina cambierà volto, promette, perché è prevista la riqualificazione di tutta la zona che, causa dissesto negli anni, è stata soggetta al degrado.